Ciao ragazzi, ancora una volta riesco a essere, se non il primo tra i primi a parlare di un prodotto TEAC, ma dalle mie ricerche dovrei essere ancora una volta il primo e quando si parla di questi prodotti mi piace bruciare tutti gli altri sul tempo. Perché? Perché TEAC sta continuando in una via che sta portando la qualità a prezzi umani, e questa è forse la cosa più importante, perché capiamoci, parlare di macchine che costano tanto, di prodotti che costano tanto, è molto bello ascoltarli, molto bello recensirli, però non sono per tutti. Quando un prodotto costa un migliaio di euro e incomincia a essere interessante il prezzo, perché diventa più paragonabile ai nostri stipendi e quindi anche più acquistabile. Allora, parliamo di questo che è la I503 DA. Il design è esattamente quello dell'UD503, però ci sono delle piccole differenze. Allora, c'è la levetta per l'accensione. Mi piace di più rispetto al pulsante, però questa è una preferenza mia. E poi abbiamo un ingresso che è condiviso analogico e ottico, jack 3.5. Poi abbiamo un'uscita per le cuffie anche bilanciata, quindi può essere usata in sbilanciato oppure in bilanciato. Poi abbiamo il selettore degli ingressi, vediamo un po' dopo cosa c'è. Poi dopo abbiamo il ricevitore del appunto telecomando che era un po' lontano. Poi dopo ci sono i due V-meter che appunto riprendono il design della I501 DA e poi abbiamo la manopola per il volume ed ecco, vabbè, c'è cioè, il RS audio perché ovviamente legge fino a 32 bit, 384 kHz in PCM fino a VSD 512 o 11,2 MHz, qualsivoglia. Se noi guardiamo invece il posteriore, notiamo che ci sono veramente tante connessioni. Allora c'è la connessione USB, la connessione Bluetooth, quale ottico, e quindi c'è la parte digitale. Trasformerà il digitale in analogico. E cosa fa? Può uno mandare il segnale analogico a un amplificatore di potenza, ma solo in sbilanciato, e sempre interessante perché uno poi dopo ci può collegare i giradischi con il fono, l'input analogico. E poi dopo ci sono i morsetti per l'amplificatore, sono morsetti di qualità normalissima, entry level, accettano comunque dei cavi abbastanza grossi e sono cromati, mi sembra, non è dichiarato, però guardando un attimo così il materiale mi sembra cromo. E poi vabbè, c'è la vaschetta IEC che è anche filtro. Quello che è interessante è che all'interno, quando l'ho aperto, è che mi sono trovato davanti a una limitazione sicuramente un po' decurtata rispetto a quella che era della limitazione del ductop di gamma, nel senso che c'è un solo toroidale che fa tutto. A parte per l'amplificatore che ha la sua limitazione onboard di tipo switching, ma poi parliamo dell'amplificatore. Però appunto è l'unico calo, cioè
il filtro EMI è direttamente da IEC, non è implementato da TEIA, sulla recensione scritta però trovate di chi è, però è l'unica parte che un po' uno dice, vabbè, di minore qualità, perché poi se noi osserviamo la sezione di DAC, notiamo che è un UD503 rimpicciolito. Essenzialmente, appunto, mantiene il dual mono, mantiene il bilanciato, però, appunto, vengono usate tutte componenti SMD di più piccola dimensione. I DAC sono sempre loro, sono 4490 di Asahi Kasei. Il design del circuito è lo stesso, rimpicciolito. Ovvio, la qualità è un po' minore, si riescono a raggiungere dei livelli meno elevati di qualità, c'è meno spazio, tutto meno rispetto al DAC di top di gamma, però questo fa anche da amplificatore, quindi all'interno dei costi bisogna considerare anche l'amplificazione che è gestita da un modulo Ispower 50SX2. Praticamente classe D, scalda poco, occupa poco, ha limitazione onboard, 50 watt per canale su 4 ohm e 22 watt per canale su 8. Essenzialmente c'è tutto. Uscita cuffie si raggiungono 9 volte in bilanciato, quindi bilanciato fatti per 2, si raggiungono 200 mAh, scusate, c'è qua il pulsante per il guadagno, l'alto guadagno migliora di 1 volt e di una manciata di miliampere, una ventina di miliampere in più si riescono a ottenere. Consiglio di tenere sempre su guadagno alto, proprio perché appunto la differenza non è notevole. A meno che state usando delle cuffie per la mobilità, allora vi può essere più comodo usare il guadagno basso. Tutto questo però sta dentro in un foglio A4 di dimensioni e costa 1000 euro. Essenzialmente con 1000 euro siete a posto, avete DAC, amplificatore per cuffia, amplificatore per i diffusori. Se siete dei ragazzi che non vivono in una casa propria o comunque avete una casa piccola, sta in una dimensione talmente piccola che sta anche su una scrivania, sotto un monitor. Stop. E avete finito. Avete finito la parte elettroniche del vostro sistema, o quasi. Perché in più cosa si può mettere? Un lettore CD? Se usate un lettore CD. E giradischi. Adesso poi ci sono anche quelli con il phono già montato sul giradischi, non dovete prendere nemmeno il phono, entrate direttamente e siete a posto. 1000 euro, un qualcosa di più rispetto a un amplificatore integrato, perché il DAC è di una qualità molto maggiore rispetto ai DAC che si incontrano su un amplificatore. Su un amplificatore integrato trovate il cippettino, un circuitino così. Qua trovate un DAC vero. L'amplificazione per cuffia è un'amplificazione per cuffia curata per le cuffie. Non è derivata più o meno un po' dal preamplificatore, che va bene per l'amplificatore, ma non va bene per le cuffie. No, qua tutto è tarato in modo corretto per quello che deve fare. Infatti le uscite sbilanciate raggiungono 5 volte, che è, guarda caso, perfetto per gli altri amplificatori finali.
Come suona? Alla fin fine avete già capito che mi è piaciuto per un rapporto qualità-prezzo che è stratosferico, però mi è piaciuto anche come suona. Molto spazioso, una buona aria, un'ottima posizionalità degli strumenti, i piani sempre ben rispettati, c'è dinamica, c'è dettaglio, c'è tutto. Cioè, tutto quello che uno può volere da un amplificatore c'è. Non si può chiedere di più, soprattutto non si può chiedere di più a questa cifra. E essenzialmente ha tirato giù il poker, mi viene da dire, tia, che per l'ennesima volta, avendo in mano delle buone tecnologie, ne ha rimpicciolite. Le ha rese ancora più economiche, però la tecnologia, anche se la rendi più economica, continua a funzionare e ne va nella qualità per tutti. Quindi questa è sicuramente una strada che spero che TIAC continuerà a intraprendere. Perché? Perché serve. Non serve solo che il prodotto da 10.000 euro suoni bene, serve anche che il prodotto accessibile suoni bene. Loro ce l'hanno fatta, la i503 suona da Dio per il suo costo, a posto così. Alla prossima video recensione. Ciao ciao!